La settima giornata di Serie A si apre con l'anticipo tra CMB e Bitonto. Buonasera da Salandra, da Davide Menolascina. Cenedesi. Grande anticipo di Lucileia che entra in aria e col tocco morbido fa 1-0 per il Bitonto dopo 3 minuti e un secondo. Greco, pressione di Ion che è bravo a portare via il pallone, può attaccare la tre quarti offensiva, calcia Ion 1-1 del CMB, fa tutto da sola Roxy Ion, 1-1 al Pala Saponara. Tampa può andare sul destro, ci prova in diagonale, sfiora il palo dell'Ernia, sterzata, va a cercare Schneider, ha toccato Lucileia, la palla diventa buona ancora per il sinistro di dell'Ernia. Bergamotta in avanti, serve però Mazzueto sulla tre quarti, palla per Renatini, in area di rigore, Renatigna, un bacio al palo e il pallone poi in porta, torna in vantaggio il Bitonto, la firma è di Renatigna. Palla messa dentro, ci mette il piede ancora Renatigna, allunga il Bitonto, 3-1, doppietta per la numero 9. Paga spazio per andare sulla destra, Mazzueto sul secondo palo, servita, Cimarosa tocca e poi Bergamotta fa autogol, 1-4 per il Bitonto. Alla Bitonto con Diana che va da Lucileia, palla di ritorno, calcia Diana Santos, arriva anche il quinto gol nel primo tempo, Bitonto allunga ancora. Renatigna, vediamo se cerca un varco, gran dribbling, sinistro, palla troppo alta, palla intercettata da parte di Vieira, può andare Cenedesi dall'altra parte, si chiude il triangolo, Vieira in area di rigore, calcia Vieira, non si fa superare Iosi, palla poi per Schneider, non riesce a calciare, allora va da Cenedesi, Cenedesi dentro, ancora Greco, buona palla per Mansueto, va da Renatigna che torna da Mansueto, palla deviata da Morim verso Mansueto, pressione di Cenedesi che ruba la palla, può attaccare da solo all'area di rigore avversaria, Cenedesi alza il pallonetto e firma il 2-5, il più classico dei gol dell'ex è quello di Carolina Cenedesi, meno 3 per il CMB. Renatigna dentro per Greco, torna subito sul più 4 il Bitonto, ha segnato Alessia Greco. Renatigna con l'esterno da Tampa, cerca il tiro diagonale, gran risposta di Cimarosa. Tampa, Renatigna dentro da Lucileia che fa sfilare per Tampa e poi ci arriva ancora Lucileia con la testa a mettere la parola fine sulla partita. 3 contro 2 potenziale per il CMB, forse anche 4 contro 2. Cenedesi dentro da Vieira, in spaccata, non ci arriva. Dalle altre gare invece di questa giornata, tanto Ion sul secondo palo, servita da Schneider, fa doppietta, 3-7. Tueto lotta con Cenedesi e vince il duello, forse fa anche sui danni. Pernazza in aria, Pernazza firma l'8-3 con 31 secondi da giocare, finisce a Salandra. Bitonto batte 8-3, quindi il CMB.